Ormai mancano pochi giorni alla fine della nostra avventura giapponese. Il cielo oggi è grigio qui tra i monti e abbiamo deciso di percorrere velocemente gli ultimi chilometri che mancano. Questo però non vuol dire che non abbiamo tempo per fermarci in un paesino tradizionale e godercelo tutto per noi. Siamo da soli, c'è nessuno. E vuoi non farla una sosta a pranzo con gli intramontabili udon? E poi questo riso con questa cremina bianca. Questo è un tubero che si chiama tororo in giapponese o igname in italiano. Non abbiamo mai sentito. Che strana consistenza. Vai, assaggialo. Strano. Cosa sa? Tipo cocco. Cocco quando è fresco, non quando è. Non quello croccante. Sì, quello capito. Tipo il cocco verde, morbido, sì. La parte morbida dentro che si sgrattola. Mm-hmm. Ci assomiglia un sacco. Tra l'altro ha un sacco di proprietà benefiche a quanto pare questo tororo. Questa faccia. E viene servito con sottaceti. Dai, con sottaceto e con la salsetta. Molto buono, molto buono. Ti piace veramente? Dicono che faccia benissimo la salute, sì. Quindi facciamo una scorpacciata. Ok, forse potevamo scegliere un piatto dalla consistenza meno ambigua. Prima di salutare questo paese, ribattezzato del Sollevato, abbiamo ancora una tappa fondamentale da fare. Kyoto, una città per noi molto importante, è anche il luogo adatto per tirare le somme di questo viaggio in Giappone e raccontare apertamente tutto quello che è stato, nel bene e nel male. Buongiorno ragazzi dal lago Biwa, siamo al lago Biwa, siamo molto vicini a Kyoto. Ci abbiamo messo un sacco a venire qui dal Monte Fuji perché facendo le strade secondarie in effetti si va molto lentamente. Abbiamo messo un giorno abbondante per arrivare fino a qua. Noi abbiamo campeggiato con la macchina qui, questo è un parchetto che si trova proprio sul lago, ci sono varie persone che hanno piantato la tenda, ma stanotte ha anche piovuto, quindi noi siamo stati benissimo sulla nostra pina, la giappina che è là in fondo. Ormai ci siamo quasi, queste sono le ultime notti che passeremo qui in Giappone e oggi appunto siamo arrivati a una città che per noi ha un significato importante, ne abbiamo già parlato anche in un altro video, non siamo sicuri, la vedremo bene, in realtà abbiamo più deciso di concentrarci su una zona in particolare e la città di Kyoto infatti è proprio là in fondo. Comunque è appena passato anche un airone sul lago, cioè stavo pensando che siamo a 15 km dalla città, da una delle città più grandi del Giappone, e c'è questo bellissimo lago con tutta questa natura, la possibilità di campeggiare liberamente, è incredibile questa cosa. Allora, tra l'altro adesso mi sto lavando tutte le scarpe perché è tutta bagnata l'erba che ha piovuto stanotte. Siamo arrivati al parcheggio gratuito e c'è persino la guardia che ti dice dove parcheggiarti, cioè dove c'è il posto libero per poterti infilare. Incredibile questa cosa, guarda quanta gente c'è, bello pieno. Prima di andare via non potevamo perderci assolutamente un posto che avevamo lì, volevamo tanto vedere, e è questo tempio. E persino Paolo, che ormai era arrivato al limite massimo di saturazione della vista dei templi, no, oggi qua, fa uno sforzo. Qua strappo la regola perché è un posto unico in Giappone. È un posto assurdo che vale assolutamente la pena di visitare, nonostante vedete il grande afflusso, ma c'è un motivo, c'è un motivo. Siamo a Kyoto, la città più visitata del Giappone, siamo all'attrazione più visitata del Giappone e quindi noi essendo in macchina avevamo seri dubbi di riuscire a venire qui. Insomma, tra parcheggi, entra in città, casino, traffico, eccetera, eccetera. Alla fine abbiamo scoperto che addirittura, ragazzi, pensate, il parcheggio appunto è gratuito, è possibile venire qua, parcheggiare proprio sotto il santuario e poterlo visitare. Fushimi Nari, ragazzi, eccoci, si entra adesso. A
aspettatevi delle immagini incredibili. Angela sta preparando tutti i suoi momentini, è tutto Sto pronto. Qui all'ombra che fa in calda, atroce. No, ma ragazzi, vogliamo parlare di questa giornata. In questo momento non c'è neanche una nuvola, ma non credo che durerà per sempre, assolutamente. In questo istante, questo è il momento esatto, giusto per visitare questo luogo assurdo. Preparatevi a delle immagini incredibili. Ci troviamo ora in realtà su una collina sopra la città. È alta 233 metri questa collina, dove sorge questo tempio, che è luogo di culto dall'Ottocento. Ma la struttura che noi vediamo adesso è del 1400. Tra l'altro già così è bellissima, sembra una fantastica cartolina oggi, con questi colori super sgargianti. Ma questo tempio ha delle particolarità. La prima tra tutte è che è dedicato alla divinità Okami, in giapponese Inari, che è la divinità del riso. Quindi il riso non è solo un alimento nella cultura giapponese, ma è molto di più, è addirittura una divinità, quindi una grandissima importanza. Oltre al riso, l'Inari è anche la divinità dei mercanti, e quindi traslato oggi del business. E questo aspetto è molto importante, soprattutto per un'altra caratteristica del tempio, che è quella che vedremo dopo la zona principale, che è questa qui. Quello di Kyoto è il tempio Inari più grande di tutto il Giappone. Tutti i templi hanno più o meno le stesse caratteristiche, cioè all'ingresso ci sono dei tori rossi. I tori sono queste strutture che vediamo molto spesso in Giappone. Questo è uno di quelli che abbiamo appena passato. E in questo tempio, pensate, ce ne sono più di 10.000. E all'ingresso di questi templi la particolarità è che ci sono i kitsune, che sono queste statue di volpe, che sono adornate con dei bavagli rossi e portano sempre in bocca qualcosa. Può essere una pergamena, del riso, un altro cucciolo di volpe. Dietro la struttura principale del tempio inizia una vera e propria galleria, che è formata da tantissimi tori messi uno dietro l'altro. Adesso noi ci troviamo qui, siamo proprio all'inizio di quello che è poi tutto il complesso del tempio, che sale su tutta la collina. Diciamo la verità, appena si comincia la salita verso la collina ci sono talmente tante di quelle persone in uno spazio piccolino che effettivamente passa la poesia e anche la spiritualità. Poi però, andando avanti, andando oltre, continuando a camminare, si comincia un attimo a vedere, a godersi anche il luogo assurdo in cui ci si trova. La volpe è considerata l'animale del dio del raccolto, proprio perché si trova nei campi, e quindi è considerata anche il messaggero che porta i desideri dalla persona che esprime il desiderio alla divinità. Siamo saliti di brutto sulla collina, adesso ci sono diversi scalini e in corrispondenza di tutti gli scalini ci sono appunto questi tori. Di come ho parlato tantissime volte nei video del Giappone, queste sono le porte di accesso a dei luoghi sacri. Passando attraverso una di queste porte ci si purifica prima di entrare in un luogo sacro. Ma in questo caso, visto che ce ne sono migliaia in questa zona, hanno un significato leggermente diverso. Vediamo se la becco. Preparata? Ce l'ho. Ce l'hai? Sì, è legato questo più alla credenza popolare secondo cui portino fortuna, per cui chi ha un'azienda, un business che va molto bene, per ringraziare, per rendere grazie, dona un tori al tempio. E questi tori sono stati tutti donati da delle aziende, e si capisce perché è scritto il nome dell'azienda su ognuno di essi, ma sono in genere scritti in giapponese, in kanji giapponesi. In realtà ce n'è uno lì che è KB Cars, probabilmente è una concessionaria di auto, un produttore di auto, che ha donato questo tori appunto per ringraziare per il business che andava bene. Siamo arrivati in cima, ragazzi, e possiamo dire ufficialmente che siamo diventati due chiaviche. Sto caldo, il freddo, il sole, la pioggia, non ci capiamo più niente, anche il nostro corpo non capisce più niente, però siamo arrivati in cima. Questa è la vista su tutta Kyoto, diciamo quasi in cima, un pochino abbiamo barato, eh. Sì, manca ancora un pezzetto in realtà, perché siamo sulla cima, ma manca tutto il giro della parte alta del Monte Inari. Bariamo. Però direi che per oggi va bene così. Sì, dai, abbiamo una bella vista, ci accontentiamo. Mazza, ragazzi, non riesco a entrare in macchina.
È un forno, poi il fatto che sia nera non è proprio il massimo. Ci sono 32 gradi dentro, lo so, non è un grandissimo numero, però non siamo mica abituati a sta roba qua. Si sente poi tutto sto nero. Poi c'è sta finta pelle umana che trasmette. Proprio fuori dal tempio c'è anche la fermata della metro. È un mare di persone. Quindi direi che è bella trugna la situazione. Hai visto come l'ha spostato? Sì. Guarda che vista di qua. Passiamo proprio dall'ingresso e andiamo, seguiamo il mare. Ci posso credere, un secondo fa c'era un sole che spaccava le pietre, siamo saliti sul monte e piove. Non ci posso credere, c'è un motivo se è tutto così verde, c'è sempre un motivo. Per scappare dal caldo e dalla gente siamo finiti in mezzo ai campi, un po' tipo Camporella. No, siamo proprio in mezzo ai campi perché siamo venuti a vedere le piantagioni di tè. Mi ho fatto una ricerca nei dintorni di Kyoto per vedere le cose un pochino più fuori dal giro e abbiamo trovato queste piantagioni di tè. Erano abbastanza in alto, bello fresco, infatti abbiamo beccato la pioggia, ma adesso il sole insomma è così, è cangevole. Si dice cangevole? Cangevole si dice, Angela. Non lo so se si dice cangevole, però vabbè, non mi suona tanto, o forse variabile. Sì. Variabile, sereno variabile. Mi insegnava bevi l'acqua. Ecco, vabbè. Che citazione! Fatto sta che adesso cerchiamo di trovarli, queste piantagioni di tè, trovarle se, là in fondo si vede, strada, completamente, cioè, completamente. Nulla. Io lo sapevo che esisteva cangevole, Ho fatto finta. Sei andata a cercarlo su Google appena in chiusura. Sei invidiosa del mio vocabolario, Angela? Sei invidiosa? Certo, tuo vocabolario cangevole. Le abbiamo trovate finalmente le piantagioni di tè, siamo arrivati in mezzo alle colline, vedete tutte queste colline ricoperte di queste piantagioni anche qui accanto a noi, e poi sotto le colline, proprio sulla base, ci sono anche le risaie, quindi l'acqua che scende va a riempire tutte le risaie. Molto bello questo sonoro. Senti, se non parli si sente, guarda. Non fa il rumore, sentiva davvero. Comunque. È l'acqua. Sì, comunque volevo solo piccolo inciso su questo tipo di tè. È il tè Uji, che è un tè che viene prodotto soprattutto in questa zona. Qui viene prodotto il 45% del tè di tutta la prefettura di Kyoto. Siamo proprio vicini alla città. È bellissimo da vedere perché cresce solo qui, perché ci sono particolari condizioni climatiche e l'umidità è proprio una di quelle. Ma questo è il tè, quello verde che sa un po' di spinacio, no? Eccolo qua. Non saprà di niente. Spinacioso. Sì. Arrivato quel momento, ragazzi, dobbiamo chiudere tutto, Paolo va in ansia. No, perché... vabbè, cioè qua c'è un sacco di roba da buttare, da gestire, da sistemare. Mannaggia! Allora, mentre venivamo qua in macchina, quindi guidava, era impegnato a guidare, non poteva aprire, chiudere qualunque cosa possibile, immaginabile, abbiamo anche un po' ripensato a questa avventura giapponese, no? Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, ci siamo buttati giù dei punti, in realtà, con i pro, i medi e i contro del Giappone per noi. Adesso appena respira un attimo e si rilassa. Allora respira, rilassati. Dobbiamo prepararci per lasciare il Giappone, poi dobbiamo fare tutte cose. Faremo tutto, stai tranquillo. Allora, prendi mano la lista che ci siamo scritti, perché queste cose noi ne parliamo mentre siamo in macchina, poi vogliamo condividere ma ci dimentichiamo. E quindi abbiamo detto, facciamo una bella lista. È molto interessante, perché... proprio facciamo anche un riassunto di questo Giappone. Io, visto che sono tanti punti, procediamo, perché... Vai! Perché, allora, interessante, ma bisogna... pronti? C'è anche per questo. Vai! No, dai, è divertente, non vedevo l'ora. Vai. Allora, pro, la differenza tra la città e le campagne. Ecco, che sei? Non me lo ricordo già più.
Stavo finito così, che l'ho scritto io mentre lui mi dava. Allora, nel senso che le città sono molto caotiche, alla fine Ah, sei un numerino tra molti, sì. invece nelle campagne c'è tutto un rapporto diverso a livello umano proprio. È una cosa che è molto comune in molti paesi, ma diciamo che in Giappone si percepisce ancora di più questa differenza Un po' di tra alienazione nelle alienazione città. delle città e invece più possibilità di conoscersi, parlarsi fuori dalle grandi città, no? Un po' Qui. più cacciaroni fuori. Esatto, un po' più rumorosi, un po' più a caso, Adesso ecco. hai segnato anche l'esempio è questo. Stavamo passando l'altro giorno dalla città, no? Davanti a un concessionario. C'era sto ragazzo alla concessionaria con il cliente. Abbiamo contato quanti inchini ha fatto. 9 inchini. Ho 9. detto, Sono ah, la mano. nel giro di 5 minuti ha fatto 9 inchini. 2 minuti ha fatto 9 inchini. Sì. L'ultimo, quello più lungo, Troppo. diciamo, per quando se n'è andato via definitivamente la macchina del cliente, era probabilmente arrivato a casa nel frattempo. Cioè, Noi siamo perde un po', no, la cosa. pro gentilezza, ma Assolutamente. c'è un limite, poi diventa Finta. Farlocca. esagerazionalità. Sì, esatto. Quindi, Vabbè, vabbè. questo era un pro comunque, che queste cose in genere succedono magari nelle città, appunto, in questo tipo di attività. Invece Nelle fuori, campagne sono un po' più diretti, cioè la gente ti approccia più in modo e ti diretto. approccia più che altro, quindi cosa bellissima. Poi procediamo perché sono tanti. Tante stranezze in Giappone, questa è una cosa molto bella, nonostante la modernità, tante attività, tante cose storiche, cose tradizionali, e questo è fantastico. Questa cosa vuol dire, Angela? Tante cose, nel senso che tante cose Ah, ah, ah. a noi sembrano wow, anche perché sono entrate un po' nella nostra cultura, magari anche senza rendercene conto, ma Vero. soprattutto tramite i cartoni animati, penso, o anche alcune serie TV, per cui noi vediamo delle cose, diciamo, ah, come in Kiss Me Licia, Sì, come in con le nostre Mina cose. Shiro, quelle cose lì, che Ma noi diciamo no, allora, poi sempre, no? noi non siamo grandissimi esperti di Giappone da quel punto di vista, non è che siamo, c'è tutta una cultura nel Sì, sottosuolo che è una cosa anime, incredibile. manga, tutto Quindi quanto. ci sono persone addirittura che secondo me possono godersi il Giappone anche più di noi Sì. perché riescono a vedere anche cose che noi non riusciamo certe volte neanche a decodificare. Quindi questa cosa è importante anche perché tu arrivi in Giappone già con una passione forte da fuori. Sì. Quindi quella cosa è un plus sicuramente per chi viene. Quindi Sì. questa cosa è bella, molto Molto bella. bella. Poi, È questa. collegato, nel senso che è rimasto un po' fermo nel tempo. Questa cosa a me Giusto. piace un sacco. Nel senso, abbiamo già detto, no, sembra il futuro degli anni 80, nel senso che ci sono le macchinette per pagare, ma sono solo contanti, Sì, perché sì, non sì. c'era ancora il coso per la carta. Questo abbiamo avuto modo di Sì, rivederlo ne nei abbiamo video. visto tante volte, no? Quindi c'è questo È un po' bella questa cosa. fascino retro che a noi piace tantissimo. Poi, facile campeggiare, sicuro, senso civico, riservatezza, difficile che qualcuno ti venga a dire qualcosa. Very good. Sì, questo l'abbiamo parlato molte volte, l'avete visto. Facilissimo sia con la tenda che con la macchina, anzi con la macchina, proprio una passeggiata in confronto. C'è un risvolto negativo o medio, Cioè? e quindi adesso lo affrontiamo di questa cosa. Quindi tutto è veramente bellissimo. E questo si collega anche al fatto dei bagni. I bagni sono ovunque. Gli onsen sono ovunque, aree di sosta, servizi per i cittadini, fantastico. Questa cosa è fantastica perché veramente cioè sei in un posto dove hai tutto a portata di mano. Anche la questione dei bagni, che in tanti ci chiedono spesso, cioè noi non abbiamo avuto nessun problema né con la No. tenda né con la macchina perché c'è un bagno ogni 100 metri. Bagni sono davvero Sì. ovunque, puliti. Cioè tu, dai, sì, il 90%. Possiamo sfatare il 10% almeno, certi sono Ma ci proprio sta, sporchi però e il orrendi. 90% dei Quindi non bagni è tutti, sempre eh? andata di lusso. Sì, Quindi sì, direi sì, sì. che anche da questo punto di vista, quindi aiuta molto chi fa una vita come la nostra, ma in generale come servizio ai cittadini sono ottimi. Altra cosa, non c'è troppa pressione sul singolo. Polizia, posti di blocco, limiti di velocità, Questo eccetera. forse A non dovremmo dirlo noi, perché comunque. noi è andata male, ragazzi. Però fino a quel momento Sì. non abbiamo mai avuto la sensazione che ci fosse controllo su di noi. Cioè, non lo so, abbiamo visto pochissima polizia, cioè, c'è andata proprio di sfiga, cioè, alla Sì. fine. Sì. Però, questo non ce l'aspettavamo. C'è un risvolto, che adesso andiamo nel medio poi, anche su questo, e poi ne parliamo. Il fatto che gli stranieri. Ora stai spoilerando il medio, no? Vai in ordine, ho fatto la lista apposta. Prossimo. Ok, andiamo avanti. Costa poco, Costa poco. cosa positiva. Sì, tranne dormire. Dormire un po' Ecco, più le costoso. tariffe per gli Sì. hotel sono più alte, sono costose,
Direi che a Osaka noi è andata bene, abbiamo trovato delle offerte pazzesche, ma in generale le altre città. È la città più economica del Giappone, quella. Sì, le altre città è davvero complicato, costi molto alti, per il resto invece avete visto comunque cibo, non so, la benzina costa poco, è anche un momento molto favorevole per noi perché comunque il cambio euro-yen è buonissimo adesso, siamo a 170, un euro vale 170 yen, fino a qualche anno fa era 120, quindi capite che la differenza dei prezzi cioè, è molto variata, no, nel corso degli Qua c'è anni. da sfatare un mito enorme, cioè il fatto che il Giappone sia costoso, ma in realtà sono cose legate un po' più al passato. Quindi prima effettivamente le cose costavano molto di più perché il cambio era molto sfavorevole nei nostri confronti, specie con la lira, magari con l'euro, e poi si è creata questo cliché sul Giappone costoso che poi non è verissimo perché oggi puoi mangiare con 3 o 5 euro a testa. 5 euro massimo ci è capitato, chiaramente stando attenti come stiamo sempre noi, eccetera, eccetera. Però ecco, non ce l'aspettavamo assolutamente di poter tranquillamente mangiare fuori tutti i giorni e stare anche nel nostro budget tranquillamente. Sì, Quindi questa cosa, very, very importante, good. sì. E Anche la benzina sì. costa niente, la Tra metà. l'altro c'è da dire che questo confronto poi non va fatto con altri paesi tipo l'India, il Nepal o altri Sì, paesi del sud-est asiatico, chiaro. dove ovviamente è completamente diverso il costo della vita. In Giappone sempre è stato rapportato più a un viaggio in Europa, no? Diciamo, come genere di budget. In realtà è molto più economico, almeno dal nostro punto di vista è stato molto più economico. Questa non l'ho capita anche, la mondo in miniatura. Sì, è la parte che piace di più a noi, cioè il fatto che sia tutto Ah, piccolino, cioè tipo le macchine sono certo. piccole, ci sono i mezzi piccoli, le case sono piccole, è tutto più Il piccolo. nostro stile di vita è il minimalismo e questo è la patria del Sì, è minimalismo. tutto molto piccolo. C'è tutto, ma è piccolino, sta tutto in poco spazio. La macchinetta che ha tutti i comfort nonostante sia piccolissima, le casette con tutti i comfort nonostante siano minuscole. Insomma, questa cosa ci fa impazzire, è bellissima. Adesso arriviamo alle cose medie. Non buone, non brutte, che Metà. hanno risvolti, tipo i miti sul Giappone. Cioè, il fatto che, per il discorso della polizia, del controllo, delle regole, per esempio, ci siamo accorti che spesso e volentieri siamo noi stranieri ad essere molto bacchettoni sulle credenze o le usanze del Giappone. Sì. Quindi no, non potete fare questo, non potete fare quello, non potete mangiare fuori, non potete soffiare il naso, non si può Sì, fare. tante cose. Allora, sì, le regole ci sono, ma come le interpretiamo noi da stranieri, insomma, siamo molto più bacchettoni rispetto a quanto siano loro qui in Giappone. Cioè, nessuno ci ha mai detto niente, anche quando magari, no, abbiamo sgarrato da queste fantomatiche Sì, tipo quella regole. del mangiare in piedi che ci è stato detto, no, non si può mangiare in giro. No, tutti mangiano in giro, No, c'è cioè street tranquillamente. food ovunque, cioè le fiere sono dappertutto, la gente mangia, cioè non è che si nasconde, No, no. no, no. Poi abbiamo visto soffiare il naso perché si dice che non si possa soffiare il naso in pubblico, la gente Sì, sono soffre. queste credenze, no, che non sai quanto siano vere e quanto in realtà si siano costruite nel corso Ma degli tu arrivi anni. in Giappone con queste cose, Cosa oddio, non posso dici? soffiarmi il naso, Non posso camminare non mentre posso mangio. camminare, non posso mangiare, non posso fare questo, non posso fare. No, No, è molto più ma rilassata, per fortuna ti rendi, no ragazzi, è tanto, pesante la tanto. situazione. Andiamo avanti. Il Cibo cibo molto buono, ma molto buono, sì, ma è fritto, molto tanto fritto. fritto, tanto fritto. Molta carne, molto pesce, poca verdura. Cioè, dopo un po'. È pesante, ti manca qualcosa, diciamo. È anche molto dolce, cioè spesso le verdure sono dolci, i fagioli sono dolci. Abbiamo comprato, non so, una volta dei fagioli. Ho detto che belli questi fagioli! Pieni di zucchero. Zucchero puro. Zuccheratissimi. Vabbè. E vabbè, comunque, in Andiamo generale, la avanti. zucca. Abbiamo provato la zucca già cucinata, Più dolce dolcissima. di quanto sia già, non sia già. Quindi è buona, ma diciamo, fritto è buono tutto, si dice. Quindi per quello che l'abbiamo messo a metà. Ecco, diciamo così. Il fatto che ci siano molte catene. Allora, in genere, il Giappone è pieno zeppo di catene in ogni campo, ristoranti, Esatto. negozi, qualsiasi cosa, è pieno di catene. Cioè, ovunque tu vada, hai un punto fisso dove dici, ah, vabbè, se devo mangiare vado là, se devo comprare quello vado là. Sì, è pieno, 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 pieno. Ma, cioè, da un certo punto di vista può essere positivo perché tu dici, ho una certezza, so quanto costa lì, so dove lo È trovo, comodo più è che positivo, comodo. come comodo se viaggi, perché sai sempre cosa aspettarti, quindi questo se stai viaggiando è assolutamente utile, diciamo, no?
però ti il risvolto che ti impigrisci tantissimo, sì. Perché tu sai che vado là e trovo la roba, non devo cercarla, so che voglio mangiare quello, lo mangio lì, costa poco, anche perché le catene poi hanno i prezzi anche più bassi, perché sì, chiaramente ragionando a livello nazionale i prezzi poi riescono a tenerli bassi perché ordinano per tutto lo stock di tutti i negozi, sì. E quindi questa cosa ha risvolti positivi ma anche negativi. Poi la questione del contatto umano, contatto che si umano collega in realtà a quello delle catene, no? Perché per noi è affascinante vedere, non so, il robot che ti consegna il cibo, o anche tu che ti ordini da solo dal tablet. È divertente. Ma, sì, entri nel ristorante, c'è la macchinetta, ti selezioni tu il menu, arrivi già, devi dare solo un fogliettino, no? Al cuoco che ti prepara il cibo. Però perde un po' anche nel contatto umano, no? Certe volte ti rendi conto che sei in un ristorante da un'ora e non hai parlato con nessuno. Nessuno. Perché hai fatto tutto con il tablet, cioè, prenoti, tutto. Tipo nei sushi da 100 yen, tu entri e prenoti il tavolo con il computer, ti siedi e ordini tutto col computer, col tablet, quindi prendi da mangiare, mangi, esci e poi per pagare hai il computer in cui fai il self checkout, cioè paghi per i fatti tuoi, quindi non vedi nessuno, non parli con nessuno, però mangi e stai in mezzo ad altri tavoli, quindi è una cosa strana, cioè, sì, allora da un certo punto di vista affascinante, divertente, dall'altro non ho parlato con nessuno per tutta la mattina, perde un po' la parte del contatto umano, che tante volte crea di quelle situazioni che sono molto divertenti, no? Anche se sono quelle che ti ricordi di più, misunderstanding, queste cose rimangono. Esattamente. Allora, passiamo a, chiudiamo con le cose negative, sì, i contro, diciamo, dal contro nostro punto di vista, sono stati questi per la nostra esperienza qui in Giappone. Allora, primo tra tutti, gigantesco. Questo è ovvio. Il clima, il meteo, ragazzi. Cioè ma non solo il meteo, sì, la condizione delicatissima del Giappone. Allora, noi siamo venuti in Giappone in primavera, doveva essere la stagione migliore per visitare il paese, non so se è andata male a noi, ma pioggia costante, cioè certi giorni inizia col sole, finisce con la pioggia, poi torna il sole, certi giorni non lo vedi proprio sto sole, il freddo ci siamo beccati. Adesso tra l'altro estate è la stagione delle piogge, dei tifoni, quindi non è mai il momento giusto per venire in Giappone. Comunque ti beccherai un po' di freddo, un po' di pioggia, un po' di vento, sì, tutte queste cose le beccherai comunque sempre, non ci aspettavamo così estrema come cosa. E vabbè, poi tutte i vari terremoti, sì, il rischio tsunami, sì, non tsunami, no? Quante foto, lancio di missili, cioè no, una roba, ce ne sono tanti, diciamo che se uno è molto sensibile a queste cose forse non è il paese per lui, no? Diciamo è ansioso, si mette in ansia. Poi il fatto che le città, le attrazioni, i templi bene o male siano tutte molto simili, ecco, diciamo che tante città, ne abbiamo viste tantissime, bene o male si assomigliano, il centro è alla galleria, poi ha il tempio, poi ha la zona dello shopping, belle, però poi dopo un po' ti rendi conto che non sono tanto diverse tra di loro. Esatto, direi che per un viaggio breve sicuramente è interessante, soprattutto se non sei mai stato in Giappone, comunque ti fai un'idea, un'infarinatura di questi posti, no, che abbiamo detto sono un po' nel nostro immaginario anche. Dopo un po' di tempo arrivi a vedere l'altro lato, no? Quindi sì, forse stando tanto tempo ti accorgi anche di questo. Noi poi siamo andati un po' a cercarci le differenze, quindi siamo andati, non so, sull'isola dei conigli, siamo andati a cercare il tempio, quello dei gatti. Del toilet lì. E la cosa buona, torna il pro all'inizio, è che ci sono un sacco di cose strane, assurde, sì, e particolarità, quindi per quello allora si riesce un pochino a sopperire a questa cosa un po' negativa del fatto, sì, appunto, che si assomiglino un po' le città e anche le attrazioni. Sì. Collegato a questo, volevo dire un altro contro, è che è pienissimo di turisti, cioè nelle zone, nelle città, è una cosa che certe volte è claustrofobica, veramente. Noi siamo stati appunto in varie attrazioni principali e lì ti manca il fiato, cioè c'è tanta gente. E collegato a questo, sono talmente tanti turisti che poi vanno a infilarsi nei paesini, nelle città, che tu dici, ma qua è possibile, ci sta un miliardo di turisti qua, come dire, a Verdello è pieno di turisti in piazza, Angie, guarda, ho visto due turisti stamattina, cose che non succedono, non possono accadere, qua accadono, perché ti vedi in posti veramente insulsi, i turisti, la gente, quindi molto a macchia d'olio. E perché quando sono arrivate, diciamo, sono saturi i luoghi principali, un po' ci si sposta per cercare ancora un po' il resto. Ultima cosa negativa? Questa è l'ultima?
E questa no, c'avevo questa. Questa, ragazzi, questa me Ah. sta qua. Ma proprio pesante questa, cioè questa proprio non la sopporto, ragazzi. Allora, la macchina, come la nostra, quasi tutte le macchine hanno lo start and stop, cioè quando tu arrivi al semaforo la macchina si spegne. Ma questo buono, dice, Benissimo. non si Ma poi inquina. di notte in tutti i parcheggi tengono il motore acceso tutta la notte con sta ventola che continua. Cioè, Ma non una persona che ci sarà quello che vabbè. c'ha la fissa, no, ragazzi, Quindi cioè poca coerenza, diciamo. poca coerenza a Poca questo punto, coerenza. questa cosa tutte le volte, perché noi siamo lì, dici, ma spegnete sta macchina, cosa dovete fare sta Ma macchina con la tutte le fastidiosissimo. ventole accese? Pensate che qui di notte ci sono anche 20-30 persone che dormono nello stesso parcheggio, quindi ventole a go-go, c'è cioè una roba. Vabbè, comunque Ultima cosa, l'inglese si parla molto poco. E quasi niente, questo direi. vabbè, ci sono le applicazioni, eccetera, eccetera, però abbiamo notato che veramente la È uno percentuale. scoglio grosso questo tante volte, perché se non hai il cellulare con internet sotto mano perdi un po' il momento, quindi Insomma, sì, abbiamo questo condiviso era un le nostre po' lucubrazioni il mentali. riassunto di questi, diciamo, mesi qui in Giappone. Ma poi sbadigliate così, Proprio un disastro, stanchezza, ragazzi. Ultima notte. vabbè. Ultima notte supina la giappina qua. In Giappone. Se... Sulla Giappina e su in Giappone. Sì. Sì. Cioè, totale, proprio. Totale. Siamo ultimo giro, aspetta, ultimo giro. Ultimo giro dei nostri accrocchi vari per chiudere tutto quanto. Stiamo qua dentro la nostra oscurità, da dietro nessuno può vedere niente. Ma qualche Forse. mucchetto, cioè. Sì, non penso che me ne freghi niente nessuno. Comunque, domani deve sparire tutto questo. Cioè, Tutto questo sparire. sparirà, le tendine, Sì, tutte queste carte c'è permesse sparito per un sacco chiudere di roba. tutto. Via, Tutte via, via. robe invernali, sacchi a pelo Sì. invernali, via, via, via. Tutto, torniamo leggeri, leggeri. Comunque, cioè, hanno fatto il loro lavoro, Sì. qua in questo freddo congelante del Giappone, già beccato la pioggia, la neve, la grandine, freddo e gelo, eccetera, eccetera. Tutto bene o male ha funzionato Soprattutto nella secondo i prima piani. parte, secondo me, perché Very comunque i good. sacchi a pelo, soprattutto quelli di paglia e tutto quanto, Che adesso sono facciamo una stati un bella grande vita. aiuto. Detto questo, noi vi salutiamo. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grandi novità bollono in pentola, quindi attivate anche la campanella. Salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon. Noi vi mandiamo un mega abbraccione di gruppo, che ci fa il mimo. E ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao Prossimo! ragazzi! Ciao!